Il 4 gennaio 2013 veniva a mancare Emilio V. Panio. V. Fu. Fu. Panio. Fu. Il mondo locale pianse, rise, mutò, mutò, muto, insomma, stette zitto, mutò. Davanti a questa funebre notizia, tutti ricordarono di Fu, di lui, ricordarono le tante belle cose interessanti e serie che aveva fatto. Nella scorsa nottata di ieri, presso la sua dimora corigliana incontrata a San Francesco, è venuto a mancare il collega e amico Emilio Panio, a stroncarlo un inaspettato attacco cardiaco. La salma, su cui ovviamente non verrà effettuato alcun esame autoptico, è già stata trasferita a Trebisacce presso il domicilio della famiglia paterna. Panio, all'anagrafe Vincenzo Emilio, il prossimo mese di febbraio avrebbe compiuto 48 anni. Giornalista pubblicista dal 2002, era assunto presso il MIUR quale vincitore di concorso a cattedra e attualmente insegnava italiano, storia e geografia nell'Istituto Comprensivo Vincenzo Tieri di Corigliano Calabro. Laureato presso l'Università degli Studi di Salerno in Lettere e Filosofia, ha sempre coltivato la passione per il giornalismo. Liceale, ha fondato nella sua Trebisacce il ciclo stilato Il Pungiglione. A seguire ha collaborato con diverse testate locali e regionali, sia radiotelevisive che di carta stampata. Lo ricordiamo redattore locale della provincia cosentina di Calabria Ora, nonché recente collaboratore del periodico corigliano Altre Pagine. Negli ultimi 4 anni ha dato vita alla web tv Sibari, alla web tv sibaritv.com, con cui ha proseguito la sua opera di denuncia della sibaritide. Non sono state ancora rese note le modalità relative alle esequie funebre del collega. Pare che fosse sua volontà quella di essere cremato. Eventualmente sarà nostra premura darvene puntuale comunicazione. Questa videonotizia viene trasmessa sui profili personali dei social network dello scomparso per informare in modo diretto e immediato amici e conoscenti circa quanto accaduto, purtroppo. Permettetemi di concludere la lettura di questa triste notizia unendomi con sincerità al dolore dei suoi cari. Addio, collega e amico Panio. A un anno di distanza vogliamo ricordarlo, lui, esso. E ancora manca a chi l'ho amato, Nishul. E praticamente ancora questa notizia batte nei cuori di chi mutò, pianse, fu. Da qualche settimana succedono di nuovo delle cose. Che c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Chi è morto? Che? Terrore, ansia. Paura. Ma ci avete creduto? Ehi, fessacchio! Eh no. Avete sbagliato, io! Non è morto nessuno. Ansia. Buon anno, anche così. E sorridete. Sorridete. Ciao. Qui sento un rumore? Ti ricordiamo così, Fu. E speriamo che altre notizie del genere, mai più, Fu, siano mandate in onda perché la gente merita solo notizie belle e buone. Tanta gente pianse, mutò, rise, Fu. Tanta gente. Alcuni si incacchiarono dopo quando seppero che non era morto. Che non si è capito se erano più contenti se era morto o se era vivo, Fu. Più, Lu, Su. Però, non era ancora tempo, non fu
Addio. Prega per noi. Mandaci i numeri. Ruota di Bari. Fu. Vu. Su. Giù.